Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Ho il piacere di presentarvi l'ospite di oggi. Stiamo parlando di Marco Della Luna, scrittore, avvocato, esperto di tante cose, insomma, un uomo che ci può parlare degli argomenti più disparati. Ciao Marco. Salve a tutti! Bene, Marco, so che tu stai per presentare un libro che si chiama Farsi Luce, lo farai domani a Conegliano. Chiedo alla regia di fare vedere in sovraimpressione il libro, eccolo qui, Farsi Luce, lo yoga come prassi filosofica per combattere le tecnostrutture orwelliane. Ci vuoi dire in sintesi di che si tratta? Sì, ma io sono stato molto spesso rimproverato di aver fatto accurate previsioni sul futuro dell'andamento socio-economico, però di non aver fornito soluzioni, aver solo prospettato mali in arrivo e aver spiegato come funzionano questi mali, queste distopie. Con questo libro presento le soluzioni che tengo disponibili. È comunemente affermato dal pensiero filosofico occidentale che il pensiero filosofico occidentale pare aver esaurito le sue munizioni, di aver fallito in tutte le sue elaborazioni di filosofia della prassi, di modelli socio-economici. Sono tutti andati male, cominciando da quelli di derivazione religiosa, teologica, teocratica, e estendendoci a quelli socialisti, socialdemocratici, comunisti, fascisti, nazisti, liberali, liberisti, mercatisti, globalisti, tecnocratici. Tutti hanno prodotto risultati altamente insoddisfacenti e il tecnocapitalismo a cui oggi siamo asserviti sta producendo risultati che probabilmente supereranno presto in sciaguratezza quelli della dittatura del secolo scorso. Orbene, questa incapacità di produrre una realizzabile, fattibile filosofia della prassi dell'Occidente, io la individuo come dovuta a una contraddizione o rimozione che è avvenuta nella storia del pensiero occidentale e che ora, anche grazie agli impulsi che vengono dalla ricerca scientifica nel campo della fisica, può essere recuperata o corretta. Bene. Il libro dedicato alla descrizione, all'individuazione di questa contraddizione paralizzante per il pensiero occidentale e alla sua soluzione e al raccordo con le proposte di prassi che troviamo nello yoga. Sono prassi filosofiche perché si rifanno a una concezione del tutto, dell'uomo, del senso dell'esistenza, della natura della realtà. Marco, secondo te l'avere sposato una visione ipermaterialistica delle cose del mondo ha contribuito quel deterioramento di cui tu prima accennavi? Cioè, secondo te questi fallimenti, quelli del capitalismo, del tecnocapitalismo, del socialismo, del comunismo, sono anche il risultato del positivismo ottocentesco? Sono il risultato automatico ed inevitabile della concezione e del sentire materialistici della realtà. Perché una volta che io abbia maturato, abbia raggiunto in me il convincimento che la realtà è materia ed energia, limitate nella loro disponibilità, e che anche le altre persone siano materia ed energia, risorse limitate, allora razionalmente, l'obiettivo per me può essere uno solo: conquistare quanto più possibile di questa realtà limitata, limitatamente disponibile, compresa la realtà che sei tu e che sono gli altri, che è il mio prossimo, e sottometterli, perché tutto ciò che è sottomesso a me serve a me e non mi può attaccare. Quindi è inevitabile, è una necessità logica della concezione del mondo come realtà materiale limitata, che avvengano queste derive di sopraffazione. Sopraffazione che oggi è assistita dalla tecnologia, una tecnologia a cui la gente rispetto al passato non può più opporsi.
opporsi, perché il divario tecnologico tra l'elite dominante e la popolazione generale è divenuto enorme, incolmabile, insuperabile. Insuperabile però sul piano del materialismo, cioè di una falsa concezione della realtà. Falsa, e sappiamo che è falsa, perché lo stesso pensiero occidentale, già con George Berkeley, e poi con Kant e ancora di più con l'idealismo, ha realizzato che il mondo non è una realtà esterna e indipendente dal pensiero, ma è rappresentazione o volontà e rappresentazione, per riprendere la felice espressione di Arthur Schopenhauer. Quindi, se abbiamo capito che il mondo è non materia continua, solida, limitata, ma un processo di rappresentazione, allora per cambiarlo, per correggerlo, non dovremmo pensare di usare strumenti concepiti come strumenti materiali, la guerra, la violenza, la rivoluzione materiale, i rapporti economici, eccetera, ma strumenti concepiti come strumenti del pensiero che opera sul pensiero, della rappresentazione che opera sulla rappresentazione, per dirla in termini estremamente stringati. E a questo ci induce anche l'avanzare delle conoscenze nel campo fisico, delle particelle, dove la ricerca dei fisici non trova più la materia. Non trova la materia, ma trova al posto della materia continua, solida e impenetrabile, reticole di molecole vuoti, e all'interno delle molecole reticole di atomi vuoti, e all'interno degli atomi reticole di particelle vuote, e all'interno delle particelle, protoni, neutroni, elettroni, trova anche lì delle cose che vengono definite come string, cioè corde vibranti di energia. Ma l'energia com'è definita? In fisica l'energia è definita come ciò che muta gli stati della materia, però se non riesco nemmeno più a trovare e a definire la materia, come posso definire l'energia? Ecco che il mondo fisico-materiale, la res extensa di Cartesio, non sussiste più, svanisce, diventa addirittura indefinibile. E che cosa rimane? Rimane quella che Cartesio chiamava res cogitans, cioè il pensiero, la mente. Per dirla con altri termini, lo spirito nel gergo, insomma, tedesco, la lingua tedesca non ha una parola per mente. Marco, Quindi, tu... fine obbligata, ma fine per ragioni razionali, non per ragioni mistiche, della concezione materialistica o realistica, del realismo ingenuo come concezione della realtà. L'essere, la realtà, non è questo, è un'altra cosa. Marco, tu hai citato Schopenhauer, forse non a caso, perché Schopenhauer è stato fortemente influenzato dalle filosofie orientali. E mentre tu, indiani, insomma orientali, indiani in particolare, mentre tu parlavi, mi veniva in mente un autore che è Guénon, che sosteneva in uno dei suoi libri più importanti che l'avere chiuso l'influsso del cielo, cioè l'influsso ad una spiritualità positiva, avere chiuso la terra come dentro un involucro per impedire che venisse, come dire, migliorata dall'influsso proveniente dall'alto, non ha escluso dalla vita del mondo, dalle ingerenze, diciamo, di una spiritualità che però non potendo venire dall'alto viene dal basso. Ecco, in questo periodo, pieno di influenze, tra virgolette, insomma, demoniache, Guénon lo individuava con quello che gli indiani chiamano il Kali Yuga o l'età, peggiore, insomma, alla quale sarebbe seguita poi un'età dell'oro. Ecco, tu condividi qualcosa della lettura di Guénon? Nella concezione indovedica, il Kali Yuga, che è il quarto e il più basso nel ciclo dei periodi storici ricorrenti, non è peggiore, è diverso. Le condizioni di vita sono descritte come più labili, più incerte, più tormentose, però è anche più facile, sempre secondo la concezione indovedica, in questo periodo realizzare l'uscita dalla condizione materiale, o della condizione limitata, della condizione illusoria. Tutti e quattro i periodi del ciclo, tutti e quattro gli yuga che formano un ciclo che è detto kalpa,
sono all'interno della ruota delle illusioni, di Maya, della falsa percezione della realtà. Nel Kali Yuga si esce in un modo particolare, che è diverso dal modo in cui si esce, cioè ci sono tecnologie diverse per uscire rispetto agli altri yuga. Questa è la concezione indovedica. Ma secondo te questo è il tempo del Kali Yuga? Non lo so, su questo io non mi pronuncio personalmente, assomiglia molto alle caratteristiche che negli scritti indovedici vengono attribuiti al Kali Yuga, però faccio presente che l'idea dei cicli e delle epoche è presente anche in altre culture, anche nella cultura greca c'era l'età del ferro, noi saremmo nell'età del ferro. L'età dell'oro, dell'argento, del bronzo, del ferro. Noi siamo nell'età del ferro, secondo quella concezione. Può essere, ma non posso esprimermi. Certo è che oggigiorno anche nella comunicazione, nell'intrattenimento, nel modo di rappresentare il mondo alla gente, alla popolazione generale, prevalgono caratteristiche, spinte, suggestioni molto degradanti per l'uomo e molto paralizzanti per la sua capacità, le sue facoltà cognitive superiori. C'è un costante invito, una costante pressione affinché la gente sviluppi, si abbandoni alle tendenze più basse, più oscuramente emotive, e meno razionali, meno consapevoli. Prima di arrivare a rispondere alla domanda principale di questa nostra intervista, cioè che ruolo svolge la comunicazione nel plasmare i nostri tempi, ti voglio fare un'ultima domanda perché è interessante questo incipit filosofico che abbiamo messo in piedi e ti voglio chiedere se tu credi nella bontà della concezione circolare della storia. Ecco, tu prima dicevi non è solo una questione, non è solo la filosofia indiana che pensa che offre una ricostruzione della storia come movimento circolare, anche la cultura greca sosteneva le stesse cose. A me vengono in mente dei lavori come quelli di Spengler, che nel tramonto dell'Occidente ha fatto, insomma, un lavoro molto preciso su questa concezione della storia, per non citare il solito Vico. Secondo te, uno dei discrimini principali fra un certo progressismo materialista che continua a concepire la storia come un continuo miglioramento e invece la concezione di chi crede nella storia come crede nella circolarità della storia, cioè secondo te questa dicotomia, questo distinguo è decisivo per capire il mondo di oggi? È molto importante. È l'ingenuo illuministico convincimento che l'andamento della storia sia verso o attraverso una serie di tappe di progresso, di miglioramento, ormai dovrebbe essere già abbandonato dagli studiosi più critici, più accorti e meno ingenui. Tuttavia fa ancora moltissima presa, è ancora parte del sentire comune. Forse è meno ingenuo credere nella ciclicità della storia che nella sua progressività lineare, che anche affine alla concezione cristiana. La storia cristiana è una storia lineare che va da un inizio verso una fine. Io nel mio libro Farsi Luce mi soffermo molto sul problema del tempo. In realtà il problema della circolarità o linearità del tempo, della storia, tempo cronologico, anche tempo cairologico, eccetera, dipende da come concepiamo il tempo. E il concetto di tempo, comunemente intrattenuto anche dalla stragrande maggioranza dei filosofi, è un concetto non criticato, ingenuo. Filosofi che hanno criticato il concetto di tempo, mi riferisco soprattutto a Herbert Francis Bradley, hanno rilevato la grossolana contraddittorietà e illogicità del concetto di tempo, che si traduce in una impossibilità logica. E io su questo, nel libro, soprattutto nell'ultima parte, mi soffermo ampiamente perché
se noi accettiamo il concetto di tempo del senso comune, veramente ci mettiamo le gambe in un sacco. Senti Marco, entriamo adesso sul tema specifico della nostra intervista. Quanto pensi che la comunicazione di questi giorni, ma non soltanto di questi giorni, stia condizionando il nostro modo di stare insieme, il nostro modo di sentire, insomma, stia proprio modificando in profondità i rapporti fra gli uomini e la percezione stessa che gli uomini hanno di loro stessi e del mondo? Ieri ero a visitare la rocca di San Leo, dove fu rinchiuso Cagliostro, e ho visto nel Museo delle Torture le mordacchie, che erano apparecchi di ferro da applicare alla faccia e che entravano in bocca, insomma, coprivano la bocca per tormentare le persone e per ostacolare la comunicazione o per renderla grottesca. E assomigliano moltissimo alle mascherine imposte oggi. Mi hanno fatto proprio pensare, queste mascherine che sono, tranne che in alcune circostanze e se usate in modo molto accurato, sono inutili o anzi nocive. Il terrorismo non nasce come attività di gruppuscoli che operano nell'ombra, cacciati, inseguiti, repressi dallo Stato. No, il terrorismo nasce come attività dello Stato, del governo, ai tempi della Rivoluzione francese, come modo per governare meglio la popolazione attraverso la paura, per poterla manovrare meglio e per impedire l'opposizione, per assicurare l'ottemperanza alle direttive del regime. Ecco, tutte queste caratteristiche sono presenti nell'attività comunicativa dell'establishment, del governo, della protezione civile, che a chiunque abbia studiato, io ho fatto un solo esame di questa cosa, abbia studiato statistica, appaiono chiaramente di malafede, chiaramente finalizzate alla disinformazione, in senso allarmistico, cioè terroristico. I dati vengono presentati in modo non omogeneo, non confrontabile, quantitativamente, non vengono definiti i concetti, vengono affiancati dati corrispondenti a concetti diversi e quindi non confrontabili. E tutto questo chiaramente è finalizzato a manipolare l'opinione pubblica a livello emotivo e a inibire la capacità dell'opinione pubblica di esercitare quel poco di capacità critica che la maggioranza delle persone sarebbe tuttavia in grado di esercitare. Questa è la prima cosa che vorrei rilevare, che è specifica dell'attuale periodo. Non andiamo a vedere come la stessa Repubblica, ho visto alcuni articoli, nel 2018, di fronte a un numero di morti più elevato dovuto a una influenza, commentava, vedevo che allora non c'era la pressione, la disinformazione terroristica. Oggi c'è, evidentemente una scelta politica, probabilmente perché questa maggioranza è in grave difficoltà e sa che se non riesce a creare un diversivo, a sviare l'attenzione, magari a rinviare le elezioni amministrative, prenderà un calcio terribile nello stomaco e forse cadrà. Per mantenere il possesso della poltrona si fa di tutto. Ecco, questa è la prima caratteristica che è specifica di questo periodo della comunicazione. Ma io vorrei rilevare che in generale oggi la comunicazione è un campo molto ostile, è la giungla per la persona, per l'individuo. È la giungla perché innanzitutto la comunicazione si fa per lo più e soprattutto da parte di chi ha il potere e da chi ha potenza anche solo economica, si fa non per trasmettere conoscenze, ma per ottenere comportamenti, pubblicità, propaganda, reclam, suggestione, allarmismo, terrorismo, tutte cose che si fanno per indurre comportamenti della gente, comportamenti di acquisto, comportamenti di obbedienza, comportamenti elettorali. E in secondo luogo, vorrei rilevare che la comunicazione oggi avviene con modalità molto penetranti, dovute anche all'ampia gamma di strumenti di comunicazione, radio, televisione, internet, tutti i canali di comunicazione dei social media. In più ci sarà il potenziamento che avverrà dal 5G.
E ancora la comunicazione che gli altoparlanti trasmettono in modo martellante di musiche, di richiami all'aperto nei ristoranti, nei bar, eccetera, nei supermercati. E questa comunicazione avviene con modalità che impediscono la continuità del filo del pensiero. Può essere banale come concetto, ma è molto, molto importante. Se io ti impedisco di portare avanti il filo dei tuoi pensieri, io ti disgrego la capacità di ragionare, quindi di criticare, quindi di vagliare gli stimoli che ti vengono sottoposti, i messaggi che ti vengono inviati. E noi abbiamo generazioni ormai che sono state allevate così, sotto un bombardamento di comunicazione, di stimoli anche ludici, anche di intrattenimento, che hanno l'effetto di spezzettare il pensiero e di impedire che si sviluppi la capacità di un pensiero conseguenziale, logico, razionale, deduttivo, induttivo. Noi abbiamo ormai generazioni di persone che non sanno ragionare e una parte di queste generazioni ha una cattedra e insegna a scuola. Uno studioso di neurofisiologia, un certo Norman Doidge, ha scritto un libro molto interessante, Il cervello che cambia se stesso, nel quale a un certo punto porta il caso dell'effetto accertato dell'esposizione al piccolo schermo, televisione, video, PlayStation, sullo sviluppo del cervello dei bambini e ha rilevato appunto quello che dicevo prima. Gli stimoli che vengono dal piccolo schermo, per la modalità in cui vengono, in cui si succedono rapidamente, per la loro capacità di gratificare, di eccitare, di dopaminizzare, abitano il cervello, soprattutto dei bambini, a lavorare in un modo frammentario, cioè per flash e non per catene di ragionamento, e ad avere anche relazioni con le altre persone caratterizzate da uno zapping soggettivo, comunicativo, relazionale, cioè discontinuità, e ancora diminuiscono la capacità di memorizzazione e di richiamo della memoria. Quindi questo tipo di comunicazione sta allevando generazione dopo generazione di persone criticamente ipodotate, perfetti soggetti per una società orwelliana. Marco, tu prima dicevi che la paura è un metodo di governo studiato, non c'è nulla di casuale. Ma questo metodo di governo nasce con l'illuminismo, ho capito bene, era questa, diciamo, la tua ipotesi? No, il terrorismo nasce con la Rivoluzione francese come metodo di governo esplicitamente programmato, pianificato. Ma il concetto è vecchissimo. Odeant dum metuant, si diceva nell'antica Roma. La gente ci odi pure, purché abbia paura di noi. Spaventare. Lo stesso anche nel regno degli animali. Il ruggito notturno del leone, come dice Elias Canetti nel suo famoso saggio Massa e Potere, il ruggito del leone, che cos'è? È il messaggio ti uccido, adesso vengo e ti uccido, che terrorizza e paralizza, impedisce persino la fuga delle potenziali prede. Prima ancora dell'uomo c'è il ruggito che terrorizza e spiana la strada alla caccia del leone. Poi con le società organizzate, l'uso della paura, inculcare paura nei sudditi è una prassi generale. Certo, quello che si può fare con i mezzi di oggi o anche con i mezzi, cioè la stampa dei tempi della Rivoluzione francese era molto di più che quello che si poteva fare ai tempi di Roma in cui non c'era la stampa. Marco, vorrei chiederti un'altra precisazione su questo argomento che è davvero molto interessante. Spesso, quando si parla di stampa, di capacità di costruire, suggestioni, si ha l'impressione di discutere di un mondo molto razionale, di un mondo, insomma, scientifico, dove discutono, scrivono intellettuali che si sono abbeverati, diciamo, alle fonti del razionalismo e del materialismo. Però un'altra chiave di lettura individua la comunicazione di massa come un fenomeno nel suo insieme magico, esoterico, cioè una capacità di dominare le persone controllandone la mente e suscitandone
delle emozioni. Secondo te c'è un nesso fra la comunicazione, la suggestione di massa e lo studio dell'esoterismo? La comunicazione per le masse non ha praticamente nulla di scientifico in ciò che trasmette alle masse o che vuole trasmettere alle masse. Opera sul piano delle suggestioni. Operando sistematicamente sul piano delle suggestioni emotive, eccetera, sui piani bassi, sui centri bassi della psiche, certamente ottengo la formazione di personalità in massa, su grande scala, di personalità poco capaci di ragionare, di osservare, di essere critiche e molto pronte a una risposta automatica e tendenzialmente subumana, francamente al di sotto delle capacità specifiche dell'essere umano. In quanto agli aspetti esoterici, se intendiamo per esoterismo la metodologia della salvezza, come dice, della salvazione dalla condizione di vita ordinaria, come dice la parola, l'etimologia della parola esoterismo, allora non saprei. Sicuramente c'è un condizionamento del pensiero collettivo. Poi ci si deve porre il problema, se lo sono posto anche ricercatori, scientifici, sperimentali, se esista una mente collettiva come sostanza. E nel mio libro cito alcuni esperimenti che sembrano dare un esito positivo a questa ricerca, almeno in qualche misura. Però se parliamo in termini strettamente soteriologici, è chiaro che una persona o generazione di persone che vengono cresciute in un certo ambiente comunicativo, beh, saranno condannate a regredire anche rispetto allo standard umano medio dei loro genitori, quindi ad allontanarsi di qualsiasi opportunità di soteria, esoterismo, soteria, cioè salvezza, è proprio elevazione. E se noi consideriamo che cos'è realmente la magia in senso storico, la magia rinascimentale, che è qualcosa di molto simile allo yoga, cioè è un metodo in cui volontariamente, attraverso l'applicazione, l'operatore cerca di aumentare la potenza di proprie facoltà o di risvegliare facoltà mentali essenzialmente, facoltà latenti. Se noi pensiamo in questi termini, sì, certamente il tipo di comunicazione di cui oggi siamo bombardati è qualcosa di profondamente anti-esoterico, è ottundente, automatizzante, degradante. Ecco, quando parlavi di mente collettiva mi venivano in mente gli studi di Jung, non so se insomma, ha un senso questa sovrapposizione di pensieri che ho fatto nell'ascoltare le tue parole. Per quanto riguarda la magia, ecco, tu sei entrato direttamente nella domanda successiva che io stavo preparando, perché un aspetto, una delle scienze che è rimasta, come dire, sotterranea nei secoli, che è stata studiata soltanto da piccoli centri, insomma, che raramente si facevano vedere ad occhio profano, è per l'appunto la magia. Per l'uomo comune magia è una specie di baracconata e do nascimento con vanna marchi, invece in realtà, insomma, la capacità di manipolare contemporaneamente più persone, di costruire, di modificare il sentire umano di gente in funzione del mantenimento, del sovvertimento del potere, è anche questo in senso lato magia. Quindi possiamo dire che sono gli spin doctor oggi i capi di questi grandi think tank, i maghi, il più delle volte neri di oggi. Su questo piano mondano, sì, possiamo anche chiamarli maghi neri. Nel mio libro cito anche il caso, riferitomi da un amico molto attendibile, di un qualcosa che questo amico osservò durante il famoso congresso di Fiuggi, in cui il Movimento Sociale Italiano si trasformò in Alleanza Nazionale e divenne liberale, antifascista. E questo aveva osservato che in parallelo al congresso, vicino al luogo del congresso, c'era, sotto la direzione di un altro dirigente del partito, un gruppo di persone impegnate chiaramente in un'attività rituale. E quindi il mio amico disse: ma questi stanno facendo
una sorta di magia mentale. Lui parlava di egregori, il mio amico parlava di egregori, produzione di egregori, un concetto tipico della magia occidentale. Sì, è un concetto usato in massoneria, specie da, insomma, da chi ha ricevuto un'iniziazione massonica, sta a indicare, diciamo, un fenomeno che coinvolge più persone contemporaneamente. Prego. Ecco, io ho avuto come clienti l'avvocato, diversi maghi, e queste persone sono veramente convinte di quello che fanno, e anche i loro clienti erano convinti della realtà di ciò che facevano, ma si trattava di una magia alla Harry Potter, cioè di una banale imitazione, ma trasfigurazione di quella che è stata la magia rinascimentale italiana e di altri paesi, che era una magia sostanziantesi in esercizi per la mente, che erano per certi aspetti simili, molti aspetti simili a quelli dello yoga, particolarmente della Raja Yoga, e anche a un fenomeno molto importante che però è poco noto nell'Europa occidentale, perché è tipico del cristianesimo ortodosso orientale, l'esicasmo, un altro tema che affronto nel mio libro. Esicasmo, parola greca che significa acquietamento della mente, dice sostanzialmente bisogna acquietare il corpo per ottenere l'acquietamento della mente, per ottenere la trasparenza, per raggiungere Dio. È una pratica di unione con Dio, non in senso sentimentale, ma in un senso coscienziale, attraverso la chiarificazione della mente. Sono le pratiche che direi serie e storicamente reali, non quelle che si vedono nei film per cassetta. Marco, la trascendenza è il grande assente di questo periodo storico. Perfino il Papa fa fatica a parlare, diciamo, del mondo che verrà dopo, la fine, diciamo, di questa esperienza terrena e si concentra su aspetti sempre più, legati alla politica, del mondo globale che ci riguarda. Perché è sparito dal dibattito non solo politico, ma perfino religioso il concetto di trascendenza? Per una molteplicità di fattori, l'acquisita sicurezza del controllo materiale del mondo, la necessità di mantenere l'interesse delle persone sugli aspetti materiali e consumistici, onde poter vendere alle persone gli oggetti di produzione industriale. Se abbiamo una popolazione che è rivolta a obiettivi escatologici, all'aldilà, dopo il giudizio universale, eccetera, avremo una popolazione che complessivamente è molto meno motivata al godimento dei beni e dei servizi materiali di questo mondo, offribili da questo mercato, anzi, mercato, non mondo, mercato. E poi tutto ciò che ci richiama a quella che dicevi essere trascendenza inibisce da un lato i comportamenti consumistici e dà alle persone una percezione di sé, della propria dignità, del proprio valore, che è meno controllabile dalle strutture di potere. Una persona che abbia una fortissima convinzione di tipo trascendente o religioso, spirituale, è molto meno governabile. La Chiesa, per fare numeri in questo mondo, si è secolarizzata, profondamente secolarizzata. Già si diceva negli anni 70, sta diventando qualcosa di sociale, essenzialmente sociale, e la specificità anche dottrinale delle varie religioni, delle varie confessioni all'interno delle singole religioni, viene slavata, tutto diventa la marcia, ecco, delle religioni congiunte ad Assisi. Un brodo incolore, omogeneo, un brodo grigio,
Ecco, la notte in cui tutti i culti sono grigi. Deve andare bene per tutti. E così si perdono le specificità. Ma tornerei un attimo sulla parola trascendenza. Non tutta la spiritualità, non tutta la metafisica è trascendentalista, trascendentista. Cioè non tutta presuppone un dualismo ontologico creatore-creato, cioè un distacco qualitativo incolmabile, eccetera, eccetera. Come fa il cristianesimo, come fa l'Islam. Una buona parte del pensiero orientale, del pensiero indovedico e soprattutto tutto il buddismo è immanentista e non per questo è meno, diciamo, è meno metafisicamente forte, anzi è forse più forte come pensiero metafisico rispetto ai pensieri trascendentisti. Sì, è anche vero che la Chiesa, cercando di inseguire il mondo, la Chiesa di oggi, la Chiesa cattolica, ha forse realizzato la profezia di un Papa di qualche decennio fa che diceva: inseguendo il mondo finiremo per perdere quelli che sono dentro senza far entrare quelli che sono fuori, che si limiteranno a batterci le mani. Ecco, forse è una profezia azzeccata. Sì, Francesco, io anche per ragioni professionali ho seguito sette organizzazioni di tipo religioso, ho una notevole esperienza in questo campo, ho girato il mondo per studiare questa realtà, ho scritto un libro, Neuroschiavi, dove parlo della manipolazione religiosa, cosiddetta spirituale, assieme l'ho scritto al professor Paolo Cioni, un illustre neuropsichiatra. Bene, ti posso assicurare che tutte le organizzazioni, per quanto siano a vocazione religiosa all'inizio, spirituale, trascendente, immanentista, quello che vuoi, metafisico, tutte le religioni, tutte le organizzazioni tendono a diventare aziende imprenditoriali e tendono ad assumere criteri di gestione economici, tendono al profitto. Gradualmente, finita la prima generazione, finito e morto il fondatore, al potere vanno coloro che tengono i cordoni della borsa, i tesorieri, e sono quelli a dettare le linee guida, le direttive, eccetera, a scegliere chi fa carriera, chi non fa carriera. Alla fine tutte le chiese tendono a diventare aziende. Insomma, quindi ci dai un... Mi senti, Marco? Marco? Sì, ti sento bene. Bene, quindi diciamo, secondo il tuo punto di vista aveva ragione Marx, sono tutte sovrastrutture che alla fine coprono il potere vero, che è quello economico. Ma la Chiesa cristiana era già azienda nei primi secoli. E storie degli Atti degli Apostoli troviamo riferimenti al carattere economico della gestione delle Chiese dei primi tempi. La morte di Anania, che viene ucciso e poi viene ucciso sua moglie perché ha sottodichiarato il ricavo di una vendita immobiliare. Doveva dare una quota alla Chiesa, sottodichiarato, e allora Dio lo uccide, poi uccide anche sua moglie. La fortissima vocazione mammonica diretta al lucro della Chiesa. È già chiarissima in quei tempi, e poi che si dica della Chiesa dei primi secoli, in realtà era una molteplicità di chiese che tra di loro se le davano di santa ragione, si ammazzavano, lottavano per il potere, e andò al potere quella che si associò all'impero, cioè alla politica, e divenne essenzialmente già allora un'impresa commerciale o finanziario commerciale. Fino a quel documento che fu smascherato poi da Lorenzo Valla, la donazione di Costantino, che sarebbe stato il fondamento legittimante del regno del Papa su un territorio. Anche se c'è chi dice che è un falso storico questo. È un falso storico. Lorenzo Valla lo scoprì. È inutile. Qualsiasi organizzazione umana tende a diventare un'organizzazione
per il profitto, diretta al profitto, Quindi, di chi la governa, non di chi lavora per essa. tu ci dici che, diciamo, c'erano dei cardinali Marcinkus anche nei primi secoli dopo Cristo, ecco, non è un'invenzione moderna. Come c'erano anche allora i pedofili e i satanisti. Bene, chiudiamo questa molto interessante intervista. Non si discute spesso pubblicamente di questi temi, io credo che sia però importante farlo. Raramente si ascoltano trasmissioni televisive, ma anche in rete, dove vengono trattati questi temi con pazienza, con calma, senza la semplificazione tipica della televisione, che è la vera dittatura dei media di oggi. Cosa possiamo fare, Marco, per uscire fuori da questa situazione? Ti chiedo, per chiudere questo nostro dialogo, se tu intravedi dei segnali di risveglio presso la pubblica opinione, non solo italiana, ma mondiale. Sì, certamente vedo molti segni di risveglio, però sono di una minoranza della popolazione. Tuttavia, sono sempre le minoranze a fare i cambiamenti storici. Il mio libro è ispirato, è stato fatto nascere da riflessioni fatte su uno splendido libro di Diego Fusaro, La notte del mondo, che è un epico affresco delle ragioni del fallimento sul piano della prassi del pensiero filosofico occidentale. Io ho cercato di rispondere in positivo a questo saggio di Diego e nel libro indico anche che cosa fare concretamente, perlomeno indico i bandoli della matassa, i bandoli dei fili d'Arianna, cioè ci sono diverse possibilità di azione per agire su se stessi individualmente o in gruppo e ottenere risultati concreti. Non posso entrare qui nel dettaglio, ma si può fare molto, non c'è ragione di abbandonarsi all'inerzia o all'apatia, alla rassegnazione. Grazie Marco, è stato un vero piacere discutere con te. Sì, i tuoi argomenti non sono mai banali, aprono sempre degli scenari sul mondo che fanno riflettere tutti quelli che hanno ancora voglia e capacità di riflettere. Grazie. Grazie a te Francesco, arrivederci. Bene, cari amici di Vox Italia TV, si conclude qui un altro importante approfondimento che offriamo alla vostra riflessione. Vox Italia TV è questo, è una finestra libera, sul mondo che vuole migliorare la percezione collettiva sui fatti di attualità, ma non soltanto su quelli di attualità, su ciò che accade in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Questo è il compito che ci siamo dati, un compito che potremo continuare ad assolvere solo se potremo godere del vostro sostegno anche, finanziario. La regia ha mandato in sovrimpressione i dati per donare in favore di Vox Italia TV. Noi siamo un progetto che si regge soltanto grazie all'aiuto, al sostegno di chi ci guarda e ci ammira e vuole vedere proseguire questo esperimento che è davvero ha la forza di un sogno. Grazie, alla prossima.